Vediamo ora invece il De Agricultura, tradotto sull'agricoltura, unica opera di Catone che ci è arrivata integralmente, come abbiamo anche detto prima. È un manuale di tecnica agricola e la più antica opera in prosa latina che possediamo nella sua interezza. Questo manuale è suddiviso in 162 capitoli, ciascuno dei quali dedicato ad un tema specifico. Nella prefazione, Catone afferma che l'attività agricola, per il suo valore morale, è nettamente preferibile ad attività quali l'usura, gli usurai sono considerati i peggiori dei ladri, e il commercio, ed anzi l'attività mercantile è pericolosa e da evitarsi. Inoltre afferma che solo il contadino è un buon cittadino. Questa esaltazione dell'agricoltore, che Catone fa richiamandosi all'opinione dei romani del passato, è presente anche nei Precepta ad Filium, dove Catone lo definisce vir bonus, cioè uomo onesto. Catone in questa prefazione ci dice infatti che è dagli agricoltori che provengono gli uomini più temprati e i soldati più valorosi. Questa era infatti la natura originaria dei romani. In più dall'agricoltura, secondo Catone, si ricavano guadagni del tutto onesti e sicuri. Vediamo ora diversi capitoli. La trattazione non è organica, infatti vi sono delle ripetizioni in capitoli diversi. I capitoli 1-22 sono dedicati a consigli sull'acquisto e sull'allestimento dell'azienda agricola. Catone si rivolge al proprietario terriero che si avvale dell'intermediazione di un fattore e del lavoro degli schiavi. I capitoli dal 23 al 54 contengono istruzioni sulla produzione del vino e dell'olio e di altri prodotti agricoli. Infine, i capitoli dal 55 al 162 sono dedicati a problemi di vario tipo, non solo di agricoltura, ma anche di veterinaria e di medicina. Catone propone precetti pratici, ricette alimentari e prescrizioni mediche. Ad esempio, un'intera sezione è dedicata alle virtù terapeutiche del cavolo. Fra le terapie compaiono anche gli incantesimi. Per rendere propizi i raccolti, invece, Catone propone preghiera agli dei e cerimonie religiose. Inoltre sono fornite istruzioni anche sulla nutrizione e sulla disciplina degli schiavi, che Catone considera solo come strumento di produzione. Infatti consiglia la vendita degli schiavi invecchiati non più adatti al lavoro agricolo. In più egli considera gli schiavi malati come un peso improduttivo che incide negativamente sul bilancio dell'azienda. Per questo motivo Catone dice che non si dovrebbe dare tanto cibo agli schiavi ammalati. Inoltre parsimonia e massimo risparmio sono per Catone principi importanti. In alcuni passi descrive i consumi medi pro capite degli schiavi relativi all'alimentazione e al vestiario, quindi assente qualsiasi considerazione umanitaria. Le fonti che usò Catone per il De Agricultura sono opere scientifiche greche, come ad esempio trattati botanici, e al contrario che nelle Origines, in questo trattato è usato uno stile scarno e asciutto, più vicino al linguaggio quotidiano. Sono presenti sia termini tecnici che termini appunto del linguaggio quotidiano. È presente una struttura marcatamente paratattica, cioè i brani sono composti da sole frasi principali, senza secondarie, e prevale la sindeto, cioè la mancanza di congiunzioni fra le frasi. Lo stile elevato è utilizzato in quest'opera solo nella prefazio. Quindi nella prosa di Catone è presente un duplice registro stilistico, uno elevato nelle Origines, nelle orazioni e nella prefazione del De Agricultura, e l'altro non elevato nel resto del De Agricultura e negli scritti tecnici. Questa caratteristica sarà propria anche della prosa latina dei secoli successivi. Anche per questa volta abbiamo finito, ci vediamo alla prossima!